In questo spettacolo, oltre al ruolo di musicista-compositore, faccio anche la parte di un personaggio molto particolare, che è di difficile definizione, più facile dire quello che non è. Non è la morte, non è il tempo, non è il destino. Forse la cosa che la definizione più vicina e appropriata è un messaggero. Una sorta di Monsieur Loyal che apre un po' questo mondo in cui questi tre personaggi si muovono e che spiega un po' in maniera filosofica, sognante, che cos'è la vita, che cos'è l'universo. Basta, punto.